Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Uno dei cantanti che con la voce forte e meravigliosa è diventato uno degli artisti più importanti della musica italiana, stiamo parlando di lui, Albano Carrisi. In molti ricordano il lungo sodalizio con la sua ex compagna Romina Power cui, insieme, hanno dato vita a numerosi brani di successo come Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci Sarà. Purtroppo, però, nonostante la carriera brillante, egli deve vivere il dramma di una malattia che lo ha colpito. Originario di Cellino San Marco in Puglia, sin da giovanissimo ha sempre avuto la grande passione per la musica tanto da seguire questo sogno trasferendosi a Milano in cerca di fortuna. Il giovane Albano comincia a lavorare al ristorante Il Dollaro, dove fa la conoscenza di Pino Massara che gli proporrà un provino nella casa discografica Celentano Massara, che in quel momento era alla ricerca di nuovi talenti. Così, l'uomo pubblica il suo primo brano Nel Sole che ottiene un successo clamoroso tanto da creare anche un musicarello con l'omonimo nome. Proprio sul set del film, farà la conoscenza della giovanissima e bellissima Romina Power con cui comincerà una storia d'amore, nonostante l'opposizione delle rispettive famiglie. I due, oltre a condividere la vita privata, creano un sodalizio artistico dando vita a brani intramontabili come Nostalgia Canaglia e Felicità. I due hanno avuto tre figli, Ilenia, Cristel, Yari Marco e Romina Ir, ma purtroppo la primogenita scomparve in circostanze misteriose a New Orleans e questo portò la coppia a separarsi nel 1998. In una intervista, Albano specificò che quell'evento sconvolse la sua vita e non solo, parlò anche delle dichiarazioni false dei media specificando, la cosa più squallida fu che al TG1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ilenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta. Purtroppo, però, nonostante il successo, Albano deve affrontare una malattia che lo ha cambiato per sempre. Albano Carrisi e la malattia che lo ha cambiato per sempre, Albano Cappello Serio. Negli ultimi decenni, Albano ha rivelato in una intervista di aver sofferto di un problema di salute che gli ha causato tantissima sofferenza, si tratta della psoriasi. Questa malattia gli ha causato molto stress e i sintomi comuni a tutti coloro che ne soffrono come secchezza, tessuti squamati, prurito e sanguinamento provocandogli immensi fastidi. Ha poi aggiunto che la comparsa di tale malattia può derivare sia da fattori ambientali tra cui stress e traumi o fattori genetici. Egli ha anche rivelato come fa ad affrontare tale malattia, sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.